Buongiorno a tutti, ben ritrovati. 12 e 30 minuti in questo istante, oggi lunedì 12 aprile. Finalmente, di nuovo qui in vostra compagnia dopo tanti giorni, tanti giorni di assenza, Ci siamo fermati per una settimana appena dopo Pasqua per un cambio al comando, al timone della redazione di Milano News e della regia una nuova squadra che passerà con noi i prossimi tre mesi ma poi li andremo a conoscere man mano nelle prossime settimane, nei prossimi giorni anche perché da settimana prossima, anzi da già da domani sera torna anche Municipio X, quindi anche Francesca Cutrone ritorna al comando della sua trasmissione settimanale, ma insomma andiamo avanti e partiamo con ordine. Oggi appunto dicevo lunedì 12 aprile si apre una settimana con il livello di PM2,5 in tempo reale grazie ad Arianna. Lo vedete in questo momento è un livello di PM2,5 di 14 microgrammi per metro cubo, un livello molto eh, basso, per fortuna, quindi aria respirabile, grazie ad Arianna. Quel vaso che vedete un po' sfocato perché sta piovendo, quindi lo vedete, però, la nostra inquadratura bianco. Al suo interno c'è un sensore installato da Wise Air eh, che misura appunto in tempo reale la, quanto PM2 c'è nell'aria. Wai ha installato non solo la nostra Rianna sul nostro terrazzo, ma altre 100 rianne in giro per la città che ci danno appunto questa rete globale milanese in tempo reale dell'inquinamento 14 microgrammi per metro cubo. Uh, è lunedì, però il lunedì si sa si, parle, si parla di calcio, lo si fa da quando forse esiste il mondo e noi lo facciamo parlando di calcio femminile. E do il benvenuto a Mattia del Giudice. Buongiorno Mattia, benvenuto. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, cartellino rosa, tutto ciò che volete sapere sul calcio femminile e anche oltre, potrebbe essere il vostro sottotitolo. Eh, una settimana finalmente che vede ritornare le giocatrici in campo perché arriviamo da due settimane di stop, giusto? Esattamente, perché con le vacanze di Pasqua e la partita nazionale di domani, il campionato eh, purtroppo non ha giocato, mentre invece abbiamo avuto la possibilità di vedere invece una bella serie B. Ma, però, come hai detto, tu, finalmente torna anche la nazionale, oltre che la serie A, nazionale che sfiderà domani in amichevole l'Islanda, altra squadra qualificata per i prossimi europei. Quindi un bel test. Per le ragazze di Milena Bertolini. E stiamo vedendo appunto le eh, convocate per la partita dell'Islanda. C'è tanta, tanta Milano all'interno di questa nazionale, però, giusto? Più rosso nera azzurra che rossonera, però esattamente perché la coach, approfittando che è solo un'amichevole amichevole, ha voluto fare tanti esperimenti. Quindi ha portato qualche nera azzurra eh, in più questa volta. C'è Marinelli, c'è Pandini, c'è Roberta Aprile, c'è Beatrice Merlo. Finalmente dico io perché. È una calciatrice che io aspetto in azzurro da tantissimo tempo ed è l'occasione giusta per magari dargli qualche minuto sulle gambe anche con la maglia azzurra. Mentre per il, per il Milan c'è cioè la solita Valentina Giacinti, che due settimane fa eh, ricorderete ha segnato quattro gol proprio nel derby Meneghino, e ci sarà anche Valentina Bergamaschi. Quindi ricordiamo bene quando possiamo vedere la partita e dove, appunto, contro l'Islanda la partita sarà appunto domani alle ore 16 sarà visibile fortunatamente su Rai Sport quindi sarà visibile eh, a tutti quanti nel weekend invece torna il campionato giusto? Eh, si parte quindi, si ritorna con campionato con queste partite in programma quali sono le partite da tenere d'occhio? allora sabato ci sarà Fiorentina-Roma che è forse il match, uno dei match d'eccezione della giornata perché ci si giocherà il quarto posto la Fiorentina deve assolutamente trovare una vittoria L'Inter andrà ospite del Bari in Puglia, un'occasione per tornare a fare i punti anche in campionato. Ci sarà un derby toscano tra Empoli e Florenzia, mentre domenica il big match in assoluto Sassuolo-Juventus che il Milan guarderà con un occhio di riguardo perché eh, in caso di vittoria nero-verde accorcerebbe in classifica sulla Juve Caso di vittoria bianconere invece allungherebbe per il secondo posto e quindi la qualificazione in Champions. Milan che invece sarà appunto impegnato con il Napoli femminile ed infine la sfida salvezza tra San Marino e della Sverona. Ecco allora nel frattempo che intanto saluto chi ci sta seguendo, tanti quest'oggi, Filippo, Caterina, Rosa Maria e tanti altri che ci stanno seguendo, eh, ti chiedo anche, eh, nello specifico allora andiamo a vedere la partita che eh, toccherà all'Inter. cosa dobbiamo aspettarci da questa partita? Io mi aspetto una vittoria delle nerazzurre, sarebbe davvero clamoroso il contrario, anche perché eh, il Bari ha perso le ultime 16 partite, ha vinto solo la prima giornata, quindi sarebbe davvero clamoroso riuscisse a fare il eh, risultato proprio contro le nerazzurre che sì, sono spesso altalenanti, però dovrebbe essere un match che si dovrebbero portare a casa facilmente, anche se comunque molte titolari andranno in nazionale, quindi magari saranno meno riposate rispetto agli avversari. La domenica invece è il turno del Milan. Esattamente, partita contro il Napoli, a questo momento terzultimo in classifica, ma non da sottovalutare assolutamente. Già l'andata eh, non fu facile vincere eh, in Campania, squadra che poi ha dato fastidio anche alla Juventus nel girone d'andata, quindi il Milan deve essere bravo a non sottovalutare il Napoli e portarsi a casa la partita il prima possibile senza sbagliare troppi gol ed essere cinico sotto porta. E allora chiudiamo guardando la classifica che eh... Cosa vede e cosa uh, potrebbe farci vedere invece dopo questo turno. Eh, occhi puntati su Sassuolo-Juventus, soprattutto da parte di quelli del Milan, perché appunto, ripeto, se Sassuolo dovesse perdere e il Milan vincere, ci sarebbe un bello stacco a più 8 per il secondo posto e quindi la qualificazione in Champions che adesso è ancora tutta in gioco mentre se Sassuolo dovesse riuscire a batterla la Juventus e quindi la prima sconfitta in campionato delle bianconere il Milan si riavvicinerebbe a meno 3 proprio dalle bianconere, chissà poi il campionato ha ancora 4 giornate può succedere di tutto Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo Mattia grazie mille davvero per essere sempre così puntuale tutti i lunedì nel raccontarci questo bellissimo ormai campionato, l'abbiamo capito, e anche avvincente, nonostante questo, questa Juve che abbia preso il lago. però insomma, nelle altre zone si, si gioca ancora chi per salvarsi, chi per entrare appunto in Champions League. Eh, dove possiamo trovare però tutte le informazioni anche il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì? Dove possiamo trovare tutto? Siamo, siamo un po' ovunque, siamo su Instagram, siamo su Facebook, c'è anche il nostro canale YouTube dove escono tutti i post partita. E poi in settimana, ogni volta a settimana, esce il nostro Gazzettino Online che si può scaricare su, dal nostro sito dove sono tutti i risultati e interviste esclusive. Questa settimana uscirà mercoledì, proprio in occasione della partita delle Azzurre. Perfetto, allora Mattia, davvero grazie mille, complimenti a tutta la squadra di Cartellino Rosa e seguiteli su Instagram, su Facebook, sul sito internet, appunto date un'occhiata a Cartellino Rosa perché davvero vi appassionerete anche voi a questo campionato e a tutto lo sport del calcio, a tutto il movimento del calcio femminile. Grazie Mattia, buona settimana. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Perfetto, allora andiamo avanti, è il momento, come sempre, arriva... A... Durante le nostre trasmissioni in questo attimo di eh, pausa questa incursione che la chiamiamo proprio incursione poetica, l'incursione poetica delle foche parlanti. Quest'oggi è il momento di Achelia. The swan was shining on the sea, shining with all his might. He did his very best to make the billows smooth and bright. And this was at because it was the middle of the night. The moon was shining sulkily because she thought the sun had got no business to be there after the day was done. It was very rude of him, she said, to come and spoil the fun. The sea was wet as wet could be. The sands were dry as dry. You could not see a cloud because no cloud was in the sky. No birds were flying overhead. There were no birds to fly. We were walking close at hand, they wept like anything to see, such quantities of sand, if this is where only cleared away, they said it would be grand. Do you suppose that they could get it clear and shed a bitter tear? Come and walk with us, did he see? Grazie mille, grazie mille a Cilla Iona, che anzi è l'unica che riesce a farci viaggiare in questo periodo di zone colorate. È riuscita a portarci fino a Venezia e a farci vivere, grazie alle sue parole, alle sue poesie, alle incursioni poetiche delle Foche Parlanti. Vi ricordo sempre di seguire l'hashtag delle foche parlanti su Instagram troverete i tre profili quello di Aceglia, quello di Alice e quello di Francesca, seguitele perché sono veramente un poetry club da non perdere, una bellissima realtà milanese, molto molto interessante da seguire, grazie mille davvero ragazze Oggi andiamo avanti parlando di un vecchio amore, di chiunque fa questo mestiere, diciamo che la verità è questa, che parliamo di radio e lo facciamo insieme a due voci che tutti i giorni eh, animano le frequenze web dei radio Blabla Network, sto parlando dei due Davidi, di Davide Sanavio e Davide De Bernardi, buongiorno entrambi, eccoli qui, Sanavio di sopra, e De Bernardi di sotto, buongiorno! Bu buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti! Siete, buongiorno, ciao Fabio, grazie dell'invito e buongiorno a tutti Siete in versione, in versione condominio in questo momento uno, sopra, uno al piano di sopra e uno al piano di sotto quindi mi raccomando De Bernardi non batta troppo i tacchi perché quello di sotto poi se no si lamenta Faccio il bravo se no la prossima riunione di condominio mi farà delle rimostrazioni ecco. No ma il De Bernardi è un buon vicino di casa ah, Ottimo, ottimo Allora dicevo eh, la radio è uno di quegli strumenti che insomma chiunque Usa la voce per comunicare anche chi fa, lo anche chi fa la, la TV o la web TV come me comunque non può non essere innamorato di questo strumento. Voi la radio invece la fate praticamente tutti i giorni da, dal sito di eh, Radio Bla, Bla Network. Che cos'è Radio Bla, Bla Network? Chi di voi due vuole raccontarmi un po' di questa bellissima esperienza? Guarda, eh, inizio io perché sono il più giovane, nel senso che io ho iniziato eh, questa, a, il rapporto con Radio Bruno Network proprio questa stagione, quindi del settembre. E lascio la parola poi a Davide, che ti racconterà meglio la storia. Io posso dirti che per me è un'esperienza bellissima, nel senso che ho trovato un ambiente non solo dinamico, ma anche familiare perché. Eh, la radio web mi dà questo senso di, di accoglienza perché nonostante eh, sia una radio web noi abbiamo uno studio dove tu che conosci perché sei stato un ospite quindi è un, eh, un motivo in più per uscire da questa fase di da questo ambiente vantato che ci ha creato il covid quindi per me andare tutte le mattine in radio a fare la rassegna stampa dalle 7 alle 8 è un momento non solo cioè, il tuo contatto con il mondo interno, ma anche il mio dispogo personale. Questa è la descrizione di, che ti faccio come prima buttata della, della mia esperienza. E lascio la parola a Davide che, essendo veterano, avrà senz'altro più cose <ride> da dire. in De, De Bernardi è il veterano, invece. Come siamo, a, quanta, a quante stagioni siamo arrivate? Su sanario, allora, su Bernardo è, è un ultimo acquisto. La nostra edicola puntualissima del mattino spacca al secondo. Tra l'altro, spacca solo i secondi, ci tengo a precisare. E invece, per il resto vi dico: Radio Blably Bla Network, è una realtà di 12 anni, eh, che è iniziata con la visionaria idea di, di Maurizio Vinci, il nostro diciamo, fondatore è stata una persona eccezionale purtroppo devo dire è stata perché non c'è più però il suo sogno continua con la figlia e siamo arrivati ad oggi ad avere una radio con tanti speaker una bella serie di fonici che si succedono nel corso della giornata con il bello della radio della web radio quella si distacca molto dall'FM proprio per i contenuti quindi la ricerca che si dà al pubblico è sempre quella di Contenuti vari, contenuti interessanti che possono essere dal, dal calcio seguito da una giornalista, alla rubrica sui libri, a una trasmissione che parla di cultura e intrattenimento. Uh, insomma, ci sono tantissime rubriche proprio per e cercare Davide... di dare una massima profondità. Davide, spiegami bene questa differenza. Allora, siamo, in questo momento siamo sul web, quindi siamo nel posto migliore per sì. parlare, appunto, delle web radio che si sente sempre parlare, è una parola che da anni eh, si nomina, ma difficilmente poi si capisce bene cosa sono. Se no, quando poi si ha la fortuna appunto di incontrare eh, persone come voi, entrarci in contatto e scoprire un mondo davvero interessante. Qual è la differenza tra cosa mi devo aspettare? Qual è la differenza? Allora, eh, romanticamente è un po' ritornare alle vecchie radio libere, mm. dove si ha grande spazio, si, sono piccoli ma vanno ovunque. La radio, una radio web è piccolina ma va dappertutto nel mondo perché basta collegarsi con un clic o con una app. Eh, professionalmente è un'impostazione diversa. FM vuol dire. Un'impostazione che ben conosciamo tutti, basta accendere una radio un giorno. Web radio invece è proprio questo: contenuti, eh, creare dei contenitori nei quali tu eh, costantemente crei dei contenuti molto specializzati di intrattenimento, di cultura. Eh, di qualsiasi di sport, di, di cinema, però, fatti in una maniera molto eh, diciamo, quasi da podcast. Mm. Quindi poche chiacche per, per, per riempire per farcire, ma invece, contenuti veri e propri. E soprattutto certo, certo. scusami, Davide. Soprattutto Prego. aggiungo un'altra cosa: nel senso, io mi sento e penso che anche Davide sia d'accordo con me. Noi siamo una realtà piccola, ma ci vuole poco alla fine. L'investimento non è, è così enorme per una web radio, e, e quindi tutti possiamo. Bernardi, arrivare non lasci dire a chi in... ci mette i soldi, non a lei che li prende, lasciare lasci dire a chi ci mette i soldi. <ride> Stavo, eh, non, ti, non ti sento più, Fabio. Dicevo, Davide, questo è anche sinonimo di, eh, di libertà. Quindi, noi ci sentiamo veramente liberi e non ci sono eh, chi dirige la radio è una piccola società, un piccolo gruppo. Quindi, non ci sono particolari vincoli, chiaro. Nei limiti tu mi insegni della decenza e di tutto quello che è. E del penale, esatto, deontologicamente accessibile. Insomma. Questo e è hai una fatto... che. Mi... Beh, hai detto una cosa che però non è scontata, nel senso che sul web, ahimè, è un po' la terra del uh, dico quello che voglio, tanto chi se ne frega. E invece no, voi dite: dico quello che dico, lo dico nella, in libertà, ma tenendo ben presente cosa sto facendo però. Vi avete perso per un attimo? Sì, ti abbiamo perso. Ecco, dicevo, sì. no, dicevo che però hai detto una cosa che non è scontata, nel senso che sul web si dice spesso che si è liberi di dire quello che si vuole senza pensarci poi però alle conseguenze. Voi invece dite no, sì, sono libero di, di dire quello che voglio, ma devo pensare bene a quello che dico e alle conseguenze di quello che dico anche. Assolutamente sì, non vogliamo fare i leoni da tastiera o social, perché non è nel nostro stile, almeno nello stile mio e di Davide visto che anche in parte facciamo una conduzione insieme ogni tanto per cui libertà sì ma anche molta attenzione soprattutto a quello che si dice a, a eventuali commenti che si fanno perché appunto sul web ci, eh, ci sono tantissime tantissime persone di ogni generazione di più generazioni rispetto anche ecco questo è qualcosa che forse ti dà un più rispetto all'FM quindi questo assolutamente attenzione ai contenuti, non solo come qualità, ma anche poi a, a chi li propone i contenuti, eh, avere un certo equilibrio, ecco. questo mi piace sottolineare. E allora, ricordaci un po' invece, Davide Sanavio, la tua trasmissione di cosa tratta, quando è in onda e perché dovremmo ascoltarla? Allora, le trasmissioni sono ben due. Una 90-91 in movimento che racconta in un ideale viaggio per la città ogni mercoledì alle 18 alle 20, ehm, questo io dico, mezzo filoviario virtuale che permette di stare sempre al confine tra periferia e centro e di accogliere. Quindi come la 90 e la 91 milanese accolgono tutti, perché passa per tutta Milano, così la nostra 90-91 eh, raccoglie artisti, idee, ehm, suggestioni. Eh, culture, dall'artista all'attore all all di cinema, insomma c'è veramente di tutto al design. Architettura: quello è un modo per fare intrattenimento e cultura in una forma che può essere piacevole e comunque mai pesante. Proprio per far vedere che si può parlare di cultura anche senza eh, pensare a ragnatele e polvere. Dall'altro lato c'è Sfumatura invece che va in onda il venerdì dalle 16 alle 18, ogni tanto in compagnia del Buon De Bernardi che mi aiuta a parlare di attualità dell'attualità in corso e quello che cerchiamo di farlo noi è sempre in maniera pulita, puntuale e assolutamente eh, libera, di modo che sia noi diamo gli strumenti, voi che ci ascoltate vi fate un'idea, mm. ma non saremo noi a guidarvi in nessun modo, cerchiamo di darvi le informazioni più equilibrata possibile. È molto interessante, e inter molto bello appunto come modalità nel senso che appunto lasciate una libertà anche all'ascoltatore, ma soprattutto un molto rispetto, vedo, nel vostro lavoro verso l'ascoltatore, che poi può farsi la propria idea con gli strumenti che voi gli mettete a disposizione. Eh, De Bernardi, invece, eh, di, di te non possiamo liberarci, nel senso che tutte le mattine ti, ti troviamo eh, giusto, è, guarda, è, mi do. Una... <ride> Come hai detto bene, vi do la sveglia puntuale alle ore 7 di GR e parte Inchiostro e Caffè, che è una rassegna stampa eh, su giornali nazionali e col meglio anche un po' di ogni tanto di notizie dal web. Eh, cerco di, sai, per radio ci sono tante rassegne, cerco un attimino di differenziarmi, perché come dice il mio collega, io do un ritmo incalzante, quindi è molto ritmata. Sì e quindi cioè vi sveglio proprio, voi magari siete lì ancora nel letto, state facendo la barba, la doccia. Io dico sempre: voi portatevi il vostro buon caffè, che all'informazione ci penso io, e via si parte con un ritmo. Sei, un, sei, uno, sei uno di quelli che si svegliano subito a mille la mattina, che mentre tu sei ancora un po' domenicato, continuano a parlarti. Se uno di quelli lì sai. No, allora io no, faccio fatica e non, non immagini quanto arrivare. Ecco. però quando parte, si accende la lucina delle ore 7, scatta un, la magia. una magia, Esatto, e quindi chi sta dall'altra parte magari dice: Oh, stai calmo, eh, fammi svegliare, no? però si sì. cerca di fare qualcosa, qualcosa di diverso, nel senso che non è solo la lettura delle prime pagine, ogni tanto seleziono, e quindi è personale, diciamo, qualche articolo e lì si entra un po' nel merito. Purtroppo, sai, siamo in nell'annata E eh, eh, Infatti, dove... volevo proprio chiederti questo: tu hai detto, cerco di farla un po' diversa, cerco di essere un po' diverso anche prima. Anche l'altro Davide diceva appunto: cerchiamo di differenziarci un po'. Quest'anno sembra quasi però impossibile differenziarsi, penso che è davvero complicato. Cioè non so come fate voi, cioè noi di Milano News facciamo veramente fatica tutti i giorni a cercare di essere un po' diversi dagli altri per non dare le notizie che danno tutti. Come fate voi? Allora, lo dico dall'aspetto del, della rassegna stampa: è estremamente difficile, Fabio. Io cerco di eh, ho un diciamo plafond di giornali che è quello: non posso spaziare su 20 testate, e cerco di differenziarmi. E ti posso dire quindi cerco di equilibrare. Non voglio fare discorsi politici, però, come ben sai, la stampa fra quello che può essere il centrodestra, il centrosinistra, la destra, la sinistra, e quello esatto, quello, il vecchio democristiano, diciamo il neutrale. Però ti posso dire che. Eh, e qui vado sul tema Covid. È un anno in cui si apre solo la maggior parte con Covid. Adesso siamo nel momento vaccinazioni, eccetera. Però, soddisfazioni sulla diversità, ecco, cercate di capirmi, me la danno soprattutto gli altri giornali, quello che è più, diciamo, tendente verso destra, quello che è più tendente verso sinistra. Perché sono cambiano argomento, fanno dei titoli anche, diciamo sfiziosi e, e quindi lì c'è qualcosa in più è chiaro che quando si va sulle testate classiche si parte con non lo definisco un piattume però una un po di monotonia diciamo che il volume è sempre più o meno lo stesso poi se vogliamo mettere un po di brio e alzare allora dobbiamo andare su dei titoli un po è vero forse un po troppo urlati ma che eh, tra le 7 e le 8 fanno bene insomma svegliano un po' il radioascoltatore perché poi io chiudo sempre la rassegna stampa con un mio una sorta di mantra che è sì, ricordare sempre di informarsi, di leggere, di approfondire, perché l'intelligenza artificiale non distingue la verità. Piace molto a Sanavio questa frase: molto, vero, <ride> perché, è vero, vero. Eh, cioè, io faccio un servizio, ma poi sta anche l'invito è. Approfondite, andate a leggere perché qualche cavolata la provo a aver detta al De Bernardi. Qualche cavolata i giornali la scrivono sempre. Adesso però linciato, <ride> però è così. Controllate. Beh, questo è interessante, soprattutto punto lanciato da una radio che sul web vive: quindi sappiamo quanto è pericolosa l'informazione sul web se non gestita in maniera intelligente, se non anche educando chi poi deve andare a leggere. Insomma, mi sembra un'ottima operazione quella che fai tutte le mattine. A questo punto siamo quasi in conclusione, ricordateci però dove possiamo uh, collegarci, quali sono le coordinate per seguire al meglio la, le vostre trasmissioni. Allora, ci trovate su eh, radioblablanetwork.net, il sito di riferimento, abbiamo anche una bellissima app che risponde sempre a Radio BlaBla Network. E altrettanto ci si può trovare sui vari social: Facebook, Twitter, Instagram e eh, su Alexa, è possibile anche evocarci come degli spiritelli, ci trovate anche lì. Ricordiamo, poi, inf infine, allora, tutte le mattine dalle 7 alle 8:00. La rassegna Stampa con De Bernardi, giusto? Inve invece no, De Bernardi la mattina dalle 7 alle 8 tutti i giorni tutti i giorni dalle 7 alle 8 invece Sanavio due volte a settimana quali sono i tuoi orari Davide non mi siete più non mi sentite più adesso mi sentite? ti abbiamo adesso. perso ecco, sì, dicevo se vi ricordate i vostri appuntamenti invece De Bernardi tutte le mattine dalle 7 alle 8 eh, Sanavio invece Mercoledì dalle 18 alle 20 con 90-91 in movimento e il venerdì dalle 16 alle 18 con sfumature. Perfetto, va bene. Allora io davvero vi ringrazio tantissimo per averci raccontato questa bellissima realtà che è Radio BlaBla Network. Portate i saluti a tutta la squadra, siete sì, tantissimi. Poi abbiamo visto sul, sul sito una marea di speaker. Davvero, tantissimi siete, no? Sì, sì, sì. Vero, vero. E poi insomma, anche tutta la parte tecnica, che so, essere bella nutrita, quindi davvero eh, grazie mille a, a voi, e grazie mille per rendere anche eh, c'è poco da dire, il web un posto migliore grazie alle vostre esperienze, davvero grazie mille. Grazie Fabio. Grazie a te Fabio. E un saluto a tutti gli ascoltatori. Un saluto a tutti. A presto, grazie mille a Davide Sanavio e Davide De Bernardi di Radio Blabla Bla Network, grazie mille davvero. Io ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito anche quest'oggi, in questo lunedì 12 aprile, che ricomincia appunto da, da di nuovo un calcio d'inizio, un fischio di nuovo d'inizio a questa seconda parte di stagione, andremo avanti fino a luglio adesso in teoria senza fermarci, quindi io vi ringrazio tantissimo, seguiteci come sempre, mettete like alle nostre pagine, attivate le notifiche, tutto quello che dovete fare per essere sempre informati su Milano, città metropolitana e tutto quello che gira intorno a noi. Grazie mille davvero, arrivederci e a presto.